facciamo quattro chiacchiere con Ferdinando. Benvenuti a Quattro Chiacchiere con Ferdinando, seconda puntata, un saluto da Giovanni ed Elia. Di chi parliamo questa puntata? Oggi c'è Andrea Carucci. Uno dei problemi di noi bocconiani è quello di riuscire a conciliare la partecipazione ad associazioni ricreative e ottenere buoni risultati. Come hai fatto ad avere successo in entrambi i campi? Ho sempre cercato di conciliare quello che è l'aspetto ludico dell'università, che però è anche un aspetto che ti fa crescere anche molto di più di quelle che sono le lezioni frontali e quindi le spese in classe, e secondo me le cose, se ben gestite, funzionano benissimo, cioè l'università comunque lascia degli spazi per poter sviluppare nel proprio tempo libero quelle che sono le passioni che qualcuno magari si porta dietro da prima, quelle scopre per la prima volta in università. Come si è riuscito in 4 anni a portare qualche risultato a casa non lo so, io spero di continuare a portarne, altrimenti sarà difficile spiegarlo ai miei genitori. Un'altra esperienza che ha segnato la tua vita universitaria è stata il mio musical. Raccontaci un po' questa tua esperienza, la consiglieresti ad altri, insomma facci un po' capire di cosa si tratta. L'opportunità di entrare a far parte di questo mondo spettacolare del musical in Bocconi è nata 2 anni fa, cioè a dire la verità anche 3, ma 2 anni fa ci ho messo proprio le radici, audizioni come se fosse uno, insomma come se fosse delle vere e proprie audizioni di spettacoli di professionisti, la collaborazione con dei professionisti, i 2 registi Andrea Narsi e Raffaele D'Ambrosio e la coreografa Comasia Palazzo, che si sono un po' appassionati al progetto, 40 persone che si incontravano per la prima volta al di fuori delle aule. La cosa è cominciata così, quasi per gioco, ed è diventato quasi un lavoro, cioè adesso io sono anche nella parte produttiva insieme ad altri 4 ragazzi e cerchiamo di portare a termine questo lavoro, che può sembrare giusto lo spettacolo ricreativo se uno lo immagina, poi vede il risultato e capisce quanto lavoro c'è dietro. Quest'anno, per farvi un esempio, stiamo collaborando sia con l'Accademia di Brera per quanto riguarda le scenografie, sia con la Scuola Civica di Milano per quanto riguarda le riprese, più i nostri professionisti, più 40 ragazzi della Bocconi, quindi uno spettacolo corposissimo. È sicuramente un'esperienza fantastica, perché ti dà modo di condividere del tempo con gente che tu conosci in classe, ma sotto un certo punto di vista. Poi arriva lo spettacolo, c'è gente che si veste in tacche, paillette, o comunque o gente che porta sulle pellicce. Gli autori che lavoravano con noi, che sono esterni alla realtà della Bocconi, erano quasi timorosi all'inizio per dire: ma potremmo spingerli un po' così avanti, ragazzi? Poi invece hanno trovato dei talenti, tipo ragazzi che cantavano benissimo, ragazzi che avevano voglia di esporsi e di fare qualcosa di diverso dalla classica recitina di scuola. E mai avremmo pensato 2 anni fa di arrivare a questo punto. Quindi l'appuntamento adesso è 23-24 maggio con il nuovo spettacolo Kashmir. Nel tuo percorso universitario sei andato in scambio. Che tipo di esperienza è stata? E adesso quali sono le tue aspettative per il Double Degree a San Paolo? Allora, l'esperienza di scambio è sicuramente una delle esperienze che, assieme al musical e quindi tutte le attività ricreative, forma di più lo studente. Cioè io sono sempre del parere che al di fuori delle aule si impara non molto di più, perché non possiamo dirlo visto dove siamo, ma si impara molto. L'esperienza di scambio offerta all'università è una di quelle esperienze che ti cambia la vita, cioè ti dà davvero modo di metterti alla prova in un contesto che mai avresti immaginato, qualsiasi sia il posto dove si va a fare scambio. La mia esperienza era un posto tristissimo come l'Australia, l'università era molto difficile, livello della Bocconi, però mi ha dato modo di essere circondato da qualcosa che mai avevo sperimentato prima, di capire delle cose che mai avrei neanche potuto immaginare 3-4 anni fa prima di entrare in università. E la nuova esperienza si prospetta interessante. Pensi che queste attività siano davvero formative, nel senso ne vale la pena fare un sacrificio? Ma cioè l'esperienza formativa di fare radio, tipo Radio Bocconi, il progetto che è nato con una mia amica conosciuta al musical, quindi non del mio corso, di fare questo programma un po' così, un po' irriverente, Alessia Bertoldi, che è un altro genio, e la regia di Alessandro Castelbuono, che è un altro ragazzo conosciuto al musical, insomma è nato questo programma, è dato
anche oltre le nostre aspettative, cioè ci hanno intervistato in Rai, ci hanno chiesto partecipazioni così, e questa tipo di attività non la si può fare chiusi in casa, in camera, da soli, sui libri. Questi laboratori sono, come dire, una buona occasione per mettere in pratica quello che si impara sui libri. Grazie ad Andrea per il suo contributo a Quattro Chiacchiere con Ferdinando, un altro esempio di studente che si impegna oltre lo studio e fuori dalle aule. Noi aspettiamo la sua cartolina innanzitutto da San Paolo, vero Andrea? E ricordiamo l'appuntamento per il musical 23-24 maggio via Ronghe nella Lamagna, ma lo vedrete in giro l'area del musical che arriva, non vi preoccupate. Noi ci vediamo alla prossima puntata.